Amici followers, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi vi presenterò alcuni dei giochi più promettenti da tenere d'occhio per il mese corrente. Quest'anno è già iniziato la grande, quindi non perdetevi queste nuove esperienze di gioco. Ma prima di procedere con il video, permettetemi di ringraziarvi tutti quanti per il supporto costante che mi state dando. Stiamo crescendo giorno dopo giorno, ragazzi, e questa per me è una gratifica enorme. Quindi grazie ancora e adesso andiamo con il video. Partiamo con Expeditions, a Mudrunner Game. Gli appassionati di SnowRunner e Mudrunner riconosceranno immediatamente questo titolo. Offre una sfida leggermente diversa e introduce una modalità free roam, assente nel gioco precedente. L'accento è ora maggiormente posto sull'esplorazione anziché sul trasporto. Una novità interessante è la modalità spedizione, che richiede ai giocatori di completarla per sbloccare la modalità free roam e poter esplorare liberamente l'intera mappa. Il prossimo titolo che vi presento è Winter Survival, un gioco non particolarmente rilevante poiché non seguo molto i titoli di sopravvivenza e crafting, ma si tratta di un gioco in versione anticipata che può essere una valida alternativa a titoli come Sons of the Forest. Con risorse minime a disposizione dovrete combattere il freddo, la sete, la fame e la fauna selvatica per sopravvivere. Ciò che lo rende particolarmente interessante è un sistema di sanità mentale unico, che immagino possa intrigare i diretti interessati di sopravvivenza. Se siete impazienti di provarlo prima del rilascio ufficiale, dirigetevi su Steam, perché la demo è già disponibile per voi. Il 14 marzo si avvicina e con esso arriva Crown Wars, The Black Prince. Se siete appassionati di tattica o siete uno di quei giocatori che ama capire l'intera dinamica di una battaglia prima di tuffarsi, allora questo titolo è proprio ciò che fa per voi. Si tratta di un RPG single player ambientato in un affascinante mondo fantasy medievale. Ancora più entusiasmante è il secondo consecutivo a offrire una demo su Steam. Se qualcosa vi colpisce, non esitate a dare un'occhiata. La demo sarà disponibile fino al 14 marzo, offrendovi l'opportunità di provare il gioco in anteprima prima del rilascio ufficiale. Ed ecco arrivare con il botto Outcast: A New Beginning, il sequel dell'amatissimo cult del 99, Outcast. Questo nuovo capitolo promette di essere entusiasmante e sarà disponibile dal 15 marzo. Non c'è motivo di attendere, poiché avrete l'opportunità di provare la demo su Steam. 20 anni dopo il successo del primo gioco, tornerete nei panni del protagonista originale, resuscitato solo per scoprire che tutte le risorse e le persone che conosceva sono morte o schiavizzate. Sarà vostro il compito di salvare il pianeta. Un altro titolo che merita la vostra attenzione è il pacifico simulatore chiamato Lightyear Frontier. Si tratta di un gioco in accesso anticipato in cui impersonerete un mech che coltiva un giardino ai confini estremi della galassia. Se siete alla ricerca di un'esperienza di gioco rilassante, date pure un'occhiata alla demo su Steam. Continuo a sottolinearlo perché, se è disponibile, non c'è motivo di non provarlo. Avete portato una pistola? Sì? Allora preparatevi per un altro titolo che catturerà la vostra attenzione. Alone in the Dark. Un incrocio tra il Southern Gothic e l'horror psicologico, questo gioco è una dichiarazione d'amore al classico del 92 chiamato Alone in the Dark. Potrete giocare nei panni di Jodie Comer o David Harbour, mentre esplorate gli ambienti, risolvete gli enigmi e scoprite i segreti di Decreto Manor. E infine, una data di uscita tanto attesa per PC è quella di Horizon Forbidden West Complete Edition, il sequel di Horizon Zero Dawn. Vestirete ancora i panni di Aloy in un mondo post-apocalittico, combattendo contro una schiera di robot e l'umanità stessa in uno dei migliori RPG degli ultimi anni. Sul serio, l'azione, il gameplay e il mondo sono realizzati in modo eccezionale. Se non avete ancora giocato al primo capitolo, lo consiglio caldamente. South Park Snow Day. Preparatevi a unirvi ai quattro classici personaggi come Cartman, Stan, Kyle e Kenny, diventando il quinto membro di una delle giornate più divertenti per un bambino, il giorno della neve. Se avete già giocato ai precedenti due titoli, sapete già che cosa vi aspetta. Attraversate South Park combattendo con armi esplosive, abilità speciali e per la prima volta potrete giocare in co-op fino a 4 giocatori, rendendo l'esperienza ancora più divertente. Bulwark Falconeer Chronicles è la mia prossima proposta per gli amanti dei giochi di costruzione. Se state cercando un city builder facile da giocare ed apprezzare, questo è ciò che fa per voi. Ricostruirete il mondo torre dopo torre, città dopo città. Se siete appassionati di strategia in tempo reale, tenete d'occhio Godsworn. Questo prossimo titolo è un RTS mitologico che fonde le crociate settentrionali con le tribù pagane. Se cercate scontri intensi, questo gioco è ciò che fa per voi. Scegliete il vostro eroe, delimitate il vostro territorio e continuate a lottare per esso durante tutto il gioco. Proteggete i vostri seguaci, distruggete i vostri nemici e decidete quale divinità desiderate adorare di più. Inoltre, se siete interessati a una campagna cooperativa, beh, questa opzione è disponibile. Ci sono anche alcuni giochi per Switch che dovreste tenere d'occhio, come Princess Peach Showtime.
Questo titolo sta per uscire molto presto, chiaramente rivolto a un pubblico più giovane, ma anche se siete dei giocatori adulti troverete ancora tanto divertimento. Ricorda un po' Yoshi's Story e ha quel tocco nostalgico dei vecchi giochi di Mario, con colori brillanti e animazioni divertenti. Ci sono diverse modalità principalmente incentrate sul gameplay platform, e questo è il primo gioco single player di Peach dal 2005. Mantenete alta la vostra attenzione per Dragon's Dogma 2, sembra essere un'esperienza di gioco avvincente e straordinariamente coinvolgente. Questo action RPG è il sequel di Dragon's Dogma 1 e promette di presentare una mappa 4 volte più grande, oltre a una storia avvincente che sembra catturare solo guardando il trailer. Si tratta di un RPG narrativo che permette al giocatore di plasmare la propria esperienza, soprattutto considerando l'aspetto del combattimento. Dall'eroe segnato da un drago che deve sconfiggere al continuo esplorare del mondo circostante, sembra essere il sogno ideale di un appassionato di fantasy. Ed io non vedo l'ora di provarlo. Prima di lasciarci, cari giocatori PlayStation, c'è un altro titolo che non dovete perdervi, Rise of the Ronin. Questo emozionante gioco ambientato durante la guerra di Boshin, alla fine del periodo Edo, racconta degli scontri tra lo shogunato Tokugawa e le fazioni anti-shogunato, contrarie alle influenze occidentali in Giappone. Avrete l'opportunità di creare un personaggio personalizzato, plasmare la storia attraverso momenti chiave, impugnare armi storiche e attraversare luoghi storici per continuare a combattere mentre il fumo si leva. Un'esperienza ricca di profondità storica che sicuramente appassionerà i giocatori PlayStation. E questo è tutto ragazzi, qui si conclude il video di oggi, come sempre vi ringrazio per la visione e noi ci vediamo come di consueto alla prossima. Ciao a tutti ragazzi!